Parlando sempre di tomba Tholos, vediamo il tesoro che ci ha restituito una di queste, in Laconia, nella località di Vafio a sud di Sparta. Si tratta di due tazze d'oro decorate esternamente a sbalzo, cioè una tecnica per realizzare un rilievo sul metallo in cui il disegno si abbozzava sulla superficie posteriore, che poi veniva battuta e incavata in modo che sulla parte anteriore rimanesse il rilievo, appunto, che poi veniva rifinito con il cesello, un arnese con la punta forgiata in varie forme. Queste due tazze riportano come decorazione delle scene figurate con dei tori, che cercano di non farsi catturare dai cacciatori, ma alla fine vengono presi. Le scene di queste tazze sono complementari, infatti le tazze stesse sono state certamente prodotte insieme come coppia, quindi sono abbinate. Le tazze di Vafio sono importanti perché molta della produzione artistica coeva, risalente ai secoli in cui la civiltà micenea era al suo apogeo, è stata depredata dalle tombe a Tholos e quindi possediamo meno opere di questo periodo rispetto all'epoca precedente. Questo perché le tombe a Tholos sono molto vistose e soprattutto sono esterne, cioè non sono nascoste nel terreno come le altre tipologie e hanno quindi attirato l'attenzione dei predatori di tombe già in epoca antica. Quindi quello che ci è rimasto, incluso queste due tazze, ha aiutato gli studiosi ad analizzare la produzione artistica dei secoli di maggior splendore. Tra l'altro queste due tazze mostrano una straordinaria capacità narrativa. Lo spazio cilindrico è occupato con grande maestria e viene chiaramente indicato un verso di lettura che corrisponde allo scorrere del tempo e quindi al susseguirsi delle azioni che formano la narrazione. Gli animali trasmettono un gran vigore e gli uomini sono agili e slanciati. Il tutto è compreso in un paesaggio naturalistico ricco di particolari. Vediamo un particolare di una delle due tazze, dove sono raffigurati i tori ormai addomesticati. L'atmosfera è rilassata, al contrario delle precedenti scene di lotta fra loro e gli uomini. Un toro è trattenuto da un personaggio che gli ha legato una delle zampe posteriori. Osservando il modo in cui questo personaggio è rappresentato, cioè con il perizoma e la folta capigliatura e il tipo di calzature, possiamo notare che ha delle somiglianze con le raffigurazioni minoiche degli acrobati domatori. Pensiamo infatti alla scena di taurocatapsia del palazzo di Cnosso che abbiamo visto la scorsa volta. Poi ci sono altri due tori che tirano un carro, anche se qui non si vede, e si scambiano effusioni dimostrando la calma propria dell'animale domestico. Tutto intorno c'è il paesaggio con il terreno e gli alberi, che serve anche a suggerire il senso della profondità. Guardate infatti la sovrapposizione del toro davanti all'albero, che ci fa capire appunto che l'albero si trova dietro all'animale un po' in lontananza. Per quel che riguarda la produzione micenea di plastica a tutto tondo, ci sono esempi sia di maggiore che di minore rilievo artistico, di statuette in terracotta raffiguranti divinità, sia maschili che femminili, tra cui ci sono anche quelle che portano dei serpenti e che quindi si richiamano alla dea dei serpenti minoica che abbiamo visto la scorsa volta, anche questa. Ma uno dei pezzi più interessanti della plastica micenea è questa testa femminile in calcare, decorata a stucco che proviene da un edificio dell'acropoli di Micene. Sulla fronte porta una benda rossa, sotto la quale scendono due ciuffi di capelli un po' schematizzati, e allo stesso modo sono resi gli occhi e le sopracciglia. La bocca è stata colorata di rosso, e il rosso sono anche le particolari rosette sulle guance, il mento e la fronte. Quella della fronte però è quasi scomparsa. La carnagione è stata lasciata bianca, come facevano anche gli artisti minoici quando rappresentavano le donne. Forse si tratta della raffigurazione di una sfinge, e quindi è un motivo che deriva dall'Oriente ed era molto presente nella cultura figurativa micenea. Già che ci siamo, però, ricordiamo anche il mito della sfinge greca, che è un po' diversa da quella egiziana. Infatti è una leonessa alata con il petto e la testa di una figura femminile. Secondo il mito, la sfinge risiedeva presso Tebe, su un monte, e teneva in scacco la città, finché non venne sconfitta da Edipo, la famosa figura tragica, il figlio del re di Tebe, a cui l'oracolo di Delfi predisse che avrebbe ucciso il padre e commesso incesto con la madre. Praticamente la sfinge terrorizzava Tebe, ponendo ai passanti un indovinello,
che aveva appreso dalle muse e uccideva quanti non sapevano la risposta esatta. Ma quando le capitò a Edipo, che le rispose correttamente, la Sfinge si gettò giù dalla rupe da dove dominava, ed Edipo la finì con la lancia. L'indovinello della Sfinge è anche questo famoso, per chi ha studiato o studia a scuola un po' di mitologia e letteratura antica. La domanda era: chi è quell'essere che ha quattro gambe, poi due, poi ancora tre, ma una sola voce? E quante più gambe ha, tanto più è debole. Edipo rispose giustamente che quell'essere è l'uomo, che quando è piccolo cammina a quattro gambe, cioè a gattoni, poi da adulto cammina solo su due gambe e infine da vecchio si appoggia ad un bastone. Vediamo adesso un esempio di affresco proveniente da Micene, che è solo un frammento di una composizione più ampia. Anche i palazzi micenei vennero decorati da affreschi, che sono di derivazione minoica, come abbiamo detto prima. Questa cosiddetta dama di Micene ha un aspetto nobile e maestoso, con il corpo frontale e la testa girata di profilo. La pettinatura è sorretta con dei nastri e porta collane e bracciali. Le vesti colorate spiccano sullo sfondo azzurro. Vediamo infine un esempio di ceramica micenea. Questo è un cratere, cioè un tipo di vaso caratterizzato da una bocca molto larga e un corpo profondo, che serviva a mescolare vino e acqua nei banchetti. Questo qui è detto cratere dei guerrieri, perché appunto raffigura una teoria di guerrieri. Inizialmente la ceramica micenea tendeva ad imitare quella minoica, però con il tempo la civiltà micenea creò un proprio stile, autonomo. Questo cratere appartiene alla fase più matura, l'ultima, della produzione ceramica micenea. La raffigurazione è di tipo narrativo. Infatti su questo lato ci sono questi sei guerrieri che si mettono in marcia dopo essersi congedati da una donna, che qui non si vede ma è alle loro spalle, e li saluta. I guerrieri hanno dei lunghi nasi e le loro armature sono rese con grande attenzione ai particolari. Anche sull'altro lato ci sono dei guerrieri. La fine della civiltà micenea si colloca intorno al XII secolo e fu probabilmente dovuta ad una serie di cause convergenti. Infatti la questione non è ancora stata definitivamente risolta, però si pensa ad una concomitanza di cause naturali, come terremoti e carestie, e di cause di tipo antropico, cioè dovute all'uomo, e quindi invasioni e rivolte interne. Comunque siano andate le cose, è certo che questa cultura crollò, e prima di una rifioritura della Grecia ci fu un'epoca di decadenza, chiamata dagli storici Età Oscura, ma questa la vedremo la prossima volta. Vi ringrazio dell'attenzione, come sempre spero di non avervi annoiato, e vi saluto.